Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per provare un'arma della season 1, addirittura 2, credo, insomma, del primo stendardo di ferro. Che però secondo me potrebbe, l'ho visto usare, potrebbe riavere, ritornare in auge, diciamo. Questo è un cannone portatile particolare, infatti è l'unico cannone portatile del gioco che tritappa, ovvero che uccide in 3 colpi. Infatti ha un impatto elevatissimo, come vediamo, che quindi il danno in testa è 71. In ogni caso, telaio aggressivo, danni e rinculo elevati. Infatti poi abbiamo i 3 mirini, abbiamo il verottica che aumenta leggermente la maneggevolezza, la velocità di ricarica e stabilità, contrassegno HCS per la gittata e fuoco incrociato HCS che aumenta gittata e riduce, quindi a discapito della stabilità e la maneggevolezza. Io tengo il contrassegno perché mi ci trovo, diciamo, un po' meglio, anche se effettivamente dal punto di vista grafico non cambia nulla. Poi abbiamo i 2 caricatori, flangiato e il lega. Flangiato che è ottimo, appunto, aumenta velocemente, notevolmente la velocità di ricarica e anche la stabilità. Caricatore e lega invece si ricarica più rapidamente quando il caricatore è vuoto. E poi abbiamo il perk peculiare che è fuori legge, infatti le uccisioni precise riducono notevolmente il tempo di ricarica, solito perk che però risulta veramente veramente utile. Lo andiamo ad accompagnare al solito discorso inaugurale, impulsi che più o meno va bene sempre. Boom, cecchino, quel che volete. Cecchino. Ok, eccoci qua, siamo su Desolazione, su Marte. Innanzitutto ci tengo a dirvi, appunto, che ho ricomprato le cuffie, anch'io le meno World Destiny, quindi ora mi sentirete sicuramente meglio. Un attimo, sette i comandi del Nacon. Allora, come vedete il rinculo è bello, bello alto. Come bella alta anche la cadenza, infatti è un'arma che, ecco, vedete, già da questa distanza fa 60 in testa, è qualcosa di incredibile. Ma ci stanno 17.000 persone. Naturalmente, essendo un cannone portatile, i cannoni portatili di questo gioco si adattano leggermente di più al close range, ma insomma ci siamo capiti. Quello, se continuiamo così, mi apre. Ok, siamo passati vantaggio. No, ok, questo mi ha sciolto leggermente. Volevo un attimo mettermi a riparo per provare a prendere quei pesanti che adesso andiamo a prendere. Allora, parlando dell'arma, la gittata non è elevatissima, infatti questa forse non è una delle mappe più adeguate per mostrarvi quest'arma. Però posso tranquillamente provare, ecco, a mettiamogli là un coso e proviamo a challengeare questo che è là dentro. Non è una buona idea perché ci sono 70 persone. Ecco, vedete, 62. Un attimino da distanza più ravvicinata, appunto, arriva ai mitici 71 danni in critico che permettono a quest'arma di essere l'unica con la capacità di, appunto, di tritappare, l'unico che hanno portato in tritap in stile Destiny 1. Intanto ce n'è uno a destra che mi sta venendo un botto a prendere. Adesso lo aspettiamo. Ok, l'ho smirato un sacco, non fateci caso. E non riescono a farlo fuori. Ok, qua mi fanno. Mi sono esposto troppo. Grazie al fast update, questo ultimo del crogiolo, insomma, con le taglie, col 6v6, può un attimino ritornare a dire, okay, non la sua a livelli estremamente competitivi, abbiamo visto 71 danni, però comunque può. Diamoci, non abbastanza. Può essere un'arma che ha del senso, ecco. Ultimamente non ne aveva molto, appunto, per tutti i disagi che c'erano legati al team shot. Nessun cannone portatile. Ok, nessun cannone portatile, dicevo, trovava lo spazio, a parte qualche eccezione, come i soliti. Buon diavolo, quello è rimasto one shot, mi si è sovrapposto quell'altro. Mannaggia l'automiro di sto gioco. Dicevo, nessun cannone portatile trovava spazio in un game come quello che basta, però, che era fino a poco tempo fa.
110. Ok, niente. Forse ci facciamo uguale con la nade. No, non c'è stato abbastanza. Allora, consigli che vi posso dare nell'usare quest'arma, naturalmente mantenetevi. Mantenetevi nelle corte distanze, perché poi da queste perde, insomma, la sua unicità. Non avendo tanta gittata non riesce, ecco. Restano solo 5 minuti. Ok, niente. Ho provato. Non riesce, ecco, a gestire benissimo le distanze un pelino più elevate. Allora, quel martello non mi fa impazzire, soprattutto perché... Ok, fatevelo. Vai, ragazzi. Sto botta questi. Va tutto perché non riesce per la gittata. Però veramente già è un cannone portati molto molto poco stabile. Seppure gli si... lo si perca per diciamo favorire la gittata, vengono automaticamente... Leo, piano. Nerfati gli altri attributi e non si gioca, non si gioca. Ok, questo con la, la nova? Ma l'ha sparata 6 mesi prima. Va bene, sarò disabile io, ma non mi sono entrati un po' di colpi. Sì, mi sono ridotto, ma qua un sacco di persone, anche mezzi lagghicchianti, restano uguali. Va bene, proviamo ad avanzare un secondo, perché dai, certo i miei compagni di squadra sono abbastanza disabili, l'altro che stanno giocando tutti appiccicati, manco fossero innamorati l'un dell'altro. Ok, questo ce lo siamo giostrato più o meno bene. Fondamentale, fondamentale il danno in critico per passare in vantaggio, ecco, per rimanere diciamo a livello di altre armi competitive. Il danno in critico è veramente un must. E che tu hai da 8, che ci sta, ci sta. Ci hanno fregato. Allora io farei un attimo una piccola cosa del genere, ma un lanciarazzi cattivissimo ce l'ha. Ci è veramente devastati. Allora, ora sarei curioso di provare un attimino sul medio raggio, come abbiamo giocato prima. Quest'arma non è facile da controllare, ve l'ho detto, non è per niente... ah, mi sembra un nemico. Non è per niente facile da controllare. Transversa, super roba. Andrà meglio la prossima volta. Però, appunto, è un'arma carina, diversa dal solito, per utilizzare qualcosa che non è le solite armi meta o simili. Ecco, punteggio nulla di che, 1.4 con questo 6v6 un attimino basso, però non importa. Quindi niente, se volete divertirvi provatela. Quando riescono i tritap è veramente qualcosa di bestiale, come ci suggerisce il grado del cruiolo, perché ti diverte, ecco, ti diverte fare i tritap. Per il resto niente, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate like, commentate e iscrivetevi. Noi ci vediamo in un prossimo video domani, mi raccomando passate dai saluti al commento in alto, sono qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, ciao a tutti. Io sono Gaul e la tua luce.